Italina Day, un giorno da italiani, è il titolo dell'esperimento di cinema collettivo proposto da Gabriele Salvatores per raccontare un giorno nella vita degli italiani secondo gli italiani stessi. Il regista napoletano ha selezionato 44.000 video, poi diventati 632, montati fino a comporre 75 minuti di film che raccontano gli italiani attraverso il loro quotidiano, ripreso con qualsiasi mezzo a disposizione, telecamere, smartphone o fotocamere. A far parte del film anche la giornata di Sei ragazzi cosentini, il video di Claudia Galdini, Maria Rosa Pellico, Simonetta Costabile, Camilla Longobucco, Niccolò Spagnolo e Paolo Zunino è stato selezionato dal noto regista. Il gruppo di ragazzi amici dal primo liceo, tutti studenti dello Scientifico Fermi, ha visto lo spot in TV dove Salvatore si invitava gli italiani a raccontare una loro giornata tipica. Detto fatto, telefonini alla mano, i ragazzi hanno iniziato a videoriprendere da quando si sono svegliati a quando sono andati a dormire. Poi un montaggio collettivo dei vari spezzoni e l'invio al regista. In estate la telefonata inaspettata che avvisava i ragazzi di essere stati scelti e quindi ottemperare le formalità burocratiche. Contentissimi perché non ce l'aspettavamo, nel senso che il nostro video è stato molto spontaneo, non è stato niente di programmato, comunque di già stabilito, quindi penso che sia stata una soddisfazione anche sapere, diciamo, di essere persone particolari nella nostra spontaneità. È stata sicuramente una bella sorpresa. Aggiustiamo che siamo famosi. Ci chiederanno gli autografi sul Corso Mazzini, sì. Abbastanza elettrizzati. Italina Day, un giorno da italiani, sarà proposto nei cinema italiani solo mercoledì 23 settembre e la sera di sabato 27 in prima serata su Rai 3. Dunque, non resta che aspettare e vedere i nostri giovani talenti sul grande schermo.